Anyway, benvenuti in un nuovo video recensione. So, raga, che questi video vi erano mancati tantissimo, infatti mi sembra un po' strano mettermi qui a registrare questa tipologia di video, però raga, voi l'avete comunque vista nei video What It In A Day. Allora, oggi siamo qui per provare le protein bar del marchio Yoex. Raga, sincero, sicuramente avrò sbagliato la pronuncia, ma ormai mi conoscete. Quindi sto parlando di queste barrette super proteiche, perché sono delle protein bar del marchio Yoex. Ci sono anche i budini proteici, diciamo che sono delle barrette con un mix di proteine ed albume, quindi queste sono le fonti principali, ma per quanto riguarda gli ingredienti e la descrizione del prodotto completa ve la lascio giù nell'info box con i vari link. Le trovate sul sito di AS Food e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010 su tutto il sito, e al momento non sono disponibili, quindi però voi potete sopra il prodotto vi esce tipo avvisami quando arriva il prodotto, inserite le mail che vi avvisano loro, oppure seguitemi su Instagram, mi trovate come GiuliaBefit, che io vi avviserò dal momento in cui saranno di nuovo disponibili questi prodotti. Non ho provato i budini, io li chiamo così, ma forse avranno anche un nome specifico, anche perché non sono solita consumare quel tipo proprio di prodotto e quindi ho deciso di non affrontare quella spesa, ma ormai lo sapete già. Ho acquistato queste barrette 2-3 mesi fa, infatti io le ho messe in frigo e poi 2-3 ore prima del video le ho tolte dal frigo, anche perché essendo che avevano la formulazione abbastanza simile, diciamo, se ne parliamo comunque di un altro formato, uguale ai budini, non so, la prima cosa che mi è venuta in mente è di metterle in frigo anche per conservare bene il prodotto. Adesso non so se ho fatto bene oppure ho sbagliato, però in ogni caso io l'ho fatto. E raga, veramente ce l'ho tipo da 2 mesetti, secondo me mi ero completamente dimenticata. Infatti stamattina ho aperto il frigorifero che abbiamo di qua, ho detto no vabbè, io ho ancora queste barrette, quindi faccio un bel video recensione. Allora, quindi parliamo di queste barrettine qui. Sono uscite 3 gusti, tutte e 3 sono fuori ricoperte di cioccolato fondente, ovviamente quello che cambia, diciamo, il gusto all'interno, quindi diciamo il ripieno. Eccole qua, sono uscite 3. Io inizierei dal gusto centrale. Sono delle barrette da 50 grammi. Vi posso dire che già d'occhio, visto per 100 grammi, hanno veramente pochissimi grassi. Infatti, vi lascio i valori nutrizionali sulla mia destra. Perché raga, le devo un attimo di vita d'occhio, vi voglio dare sinceramente la specifica corretta. Non mi soffermerò sugli ingredienti, non l'ho mai fatto, quindi sinceramente è un campo che non mi compete. Quindi, per chi è intollerante, eccetera, va a guardare tutto quello che gli interessa. Una cosa che vi dico, perché è riportata sulla confezione, sono dei prodotti gluten free. Quello che andrò diciamo a recensire, come ho sempre fatto, è il gusto. Se un prodotto mi piace, ve lo dico, se un prodotto sinceramente non entra nei miei gusti, quindi nelle mie corde, ve lo dirò tranquillamente. Allora, protein bar 46% di proteine, peanut butter, dark chocolate. Io qui dietro vedo anche una bella tazza di yogurt, abbastanza bello, sarà yogurt greco. Sto scherzando, raga, non so cosa sia, forse albume montato, vabbè, non lo so. Comunque, eccola qua. Andiamo a vedere un po' il gusto. Devo dire che hanno un pack molto chic. Molto, molto, molto chic. Oddio, che profumo! Cioè, proprio cioccolato fondente, proprio quel dark. Raga, l'odore del cioccolato già... Dall'odore posso dire alta qualità, proprio perché ha quell'odore proprio di fondente, proprio bello. Eccola qui, super super nera. Ovviamente io vado a tagliare un attimo il mio pezzettino e ritorno da voi. Dentro ci sono i pezzi, guardate. Oddio. Mamma mia! Come ho fatto a lasciarle per tutto questo tempo nel frigo? No, spiegatemi! Ho dei problemi! Raga, la prima sensazione che ho avuto, vi dite, Giulia, ma che sensazione è? Perché ce lo paragoni ad una cosa abbastanza fatta? Cioè, raga, mi è venuto in mente il Kinder Pinguin. Cioè, non so perché, forse l'esterno, non lo so. Che una
altro pezzo lo faccio. Adesso ho visto che prima sono andata a fare un giro sul sito, stanno tipo a 2,50 euro, quindi scontate perché prima stavano 3,20 euro, adesso io non ricordo quanto li pagai. Raga, la qualità si paga sempre e questa è la dimostrazione, cioè raga, veramente sono buonissime. Ok Giulia, però vai avanti, poi dopo facciamo la classifica. Io mi strozzavo, ma voi lo sapete. No raga, quel pack, cioè gluten free, l'ho detto, sì. Yoix Protein Bar, 46% di proteine e cioccolato, quindi è cioccolato dentro e cioccolato fondente esternamente. Qui già si vede l'interno. Eccola qui. Diciamo che è molto morbida alla fine come barretta. Cioccolato. Buono. Però già tra i due il gusto per me più particolare è peanut butter. Ovviamente cioccolato e burro d'arachide, di che stiamo parlando? Quindi la prima, per il mio gusto personale, è molto più buona rispetto alla seconda, però anche la seconda è molto buona, c'è proprio cioccolato, cioccolato, quindi ragazzi, amate tipo il gelato al cioccolato puro, ecco raga, questa è uguale. Infatti, visto che questo è il mio pranzo, dopo quella al burro d'arachidi me la finisco. Ultima, sempre la stessa cosa raga, Hazelnut Dark Chocolate. Questa cosa bella sfocata di queste immagini, cioè duro. Questa secondo me anche è buona. Cioè raga, già vi dico che questo marchio, proprio le barrette, sono super super promesse. Cioè raga, proprio l'odore di sto cioccolato fondente, ma è proprio buono. Ah, qua si vede proprio che è nocciola proprio dall'interno. Buona. Anche questo gusto è molto buono. Si sente la nocciola, anche se prevale il cioccolato fondente. Allora, in verità è abbastanza semplice questo video, è abbastanza tutto buono. Allora, direi al primo posto io vi metto questa qui, Peanut Butter Dark Chocolate. Primo posto. Secondo posto, Hazelnut e Dark Chocolate. E ultimo posto, anche perché raga, proprio per esclusione, perché bene o male raga, il cioccolato è sempre buono, quindi cioccolato e dark chocolate. Eccola qui. Però tra tutte e tre per me la migliore, proprio la regina di queste barrette, anche per il mio gusto personale, sapete che sono un amante del burro d'arachidi, quindi raga, sono abbastanza di parte, ovviamente burro d'arachidi e cioccolato fondente, anche perché l'esplosione di sapore che dà insieme è una cosa micidiale. Quindi raga, mi raccomando, andate sul sito, mettete le mail, cliccate avvisami oppure mi seguite su Giulie e io vi dirò tutto quando arriveranno, quindi vi avviserò io. Quindi niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Fatemi sapere se voi le avete già provate, mi raccomando.